Buonasera, benvenuti a Punti di Vista. Io voglio dare immediatamente il benvenuto al nostro ospite Giancarlo Rampazzo, un grande artista, pittore e autore musicale. Poi nel corso della trasmissione vi racconteremo tante Buon cose. Sabbia. Grazie per essere qui. Grazie a voi dell'invito. Allora, io sono davvero onorata di averti ospite a Punti di Vista, Giancarlo Rampazzo in arte pat, come detto prima, un pittore ma anche artista perché è autore di tanti grandi successi della musica leggera italiana. Sì, grazie. Ricordando il nostro grande amico Toto. Toto Cotugno, tu hai scritto per Canzoni per... Eh, intanto diciamo che è di Padova quindi insomma anche un grande orgoglio presentarlo anche se poi molti ovviamente già lo conoscono eh, tu hai scritto per tanti grandi artisti e eh, con Toto hai lavorato anche nell'ultimo periodo sì, della sua nell vita nell'ultimo album certamente, eh, l'ultimo pezzo è una mia canzone che uscirà a breve che si chiama Che bella giornata, eh, glielo dedicheremo per forza a lui perché è stato un, un grande, veramente un grande. Ecco, quindi avete capito bene, ci sarà una canzone di Toto Cotugno che ha scritto Giancarlo nell'ultima parte della sua vita, che è stata interpretata, è stata già incisa e uscirà ovviamente a data eh, da stabilirsi, ma comunque eh, prossimamente. Sicuramente una grande sorpresa e un grande, grande eh, felicità per il pubblico che certo, lo ama. Certo, c'è un sacco di fans in tutto il mondo, oltre 100 milioni di dischi, quindi insomma <ride> è una cosa grandiosa mondiale, veramente. Ecco io ho detto lo ama, non ho detto lo ha amato, perché ovviamente la, la musica eh, continua a farlo vivere e, 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 e a rimanere con noi. Certamente, certamente, infatti nei social è presente ogni giorno con migliaia di persone che lo ricordano, mettono simbologie, a effetto, cuori, cuoricini, poi molta gente che ha lavorato anche con lui, musicisti, strumentisti, sale di digestazione, quindi è un perpetuo ricordarlo e abbracciarlo così mentalmente. Giancarlo, bene. tu hai avuto un grande privilegio comunque nel realizzare questa canzone e darla a lui negli ultimi. Sì, è una canzone che avevo scritto molti anni fa. E un giorno ero a Milano, sono andato a trovarlo e l'ho preso un po' alla provvista e gli ho detto Toto c'è una canzone per te, ma è bella, stupenda. Andiamo giù, mi ha detto. Siamo andati nel suo studio, al Back Studio, meraviglioso, e mi ha detto suonala, io l'ho suonata una volta, risuonala un'altra volta e vai a cantarla. Dopo una settimana mi chiama e mi fa vieni giù che sto facendo il pezzo. È stata un'emozione grandissima, è proprio un bel pezzo e sentirete quando uscirà. Ecco, quindi davvero, davvero grazie per condividere con noi questa, questa storia che è bellissima e speriamo molto presto di riuscire eh, insomma, a far sentire anche questa canzone. E Giancarlo, tu però hai lavorato con lui anche negli anni passati? Sì, è una trentina d'anni, abbiamo lavorato con altri artisti minori. Anche quando al tempo lui era Domenica Inn, faceva il presentatore, girava Mezza Italia, quindi c'erano sempre ragazzi e ragazze che facevano dei provini con lui, eccetera, e quindi insomma è stata un'amicizia proprio solida, solida, solida. Ho vissuto anche a casa sua, insomma, un po' anche a Rapallo nella sua mega villa con vista a Portofino. Quindi ti ricordi quando vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti proprio. <coughs> Un giorno in cui dopo aver fatto la prima canzone e un contratto con la CGD eh, ho chiesto se c'era la possibilità di avere questo disco eh, e rimandavano, rimandavano, rimandavano. Allora io ho cambiato su suggerimento del direttore artistico alla Curci e ho messo su la cassetta, il tempo c'era la cassetta e appena partita la canzone si è aperta una porta. Eh, ho visto Toto, di chi è questa canzone? Di questo ragazzo, vieni con me. Tre mesi dopo sono andato a Sanremo con i Ricchi e Poveri, canzone d'amore. Ah, oh, bellissimo, quindi insomma <ride> hai scritto veramente tanti successi della sì, musica sì. italiana. Sì, qualche canzone su pezzi album usciti anche all'estero, perché lui all'estero era molto famoso. E ci trovavamo spesso, insomma, eh, collaboravamo anche assieme, una storia infinita, bellissima proprio. Un ricordo fantastico, un uomo meraviglioso. Ecco, sicuramente anche i nostri telespettatori condividono questo tuo pensiero, un uomo davvero formidabile che resterà nella storia della musica italiana e che poi ha portato anche la musica italiana nel mondo. Certamente, è, insomma... certamente tutto il mondo. <ride> Tra le altre cose, io ho assistito anche a uno degli ultimi concerti a Stoccarda. Eh, che c'erano ricchi e poveri e lui che facevano un concerto assieme. Allora io sono andato a Stoccarda perché avevo un cugino, e la sera del concerto mi presento davanti alle transende prima del palco e vedo che c'è il manager, mi guarda e fa: Allora, un pazzo, come fai qui? Vieni dentro. Ho spostato le transende, sono stato nel camerino di Toto, diciamo abbracciati. E poi come ultima canzone anche lì, adesso faccio una canzone per il mio amico, Rampazzo, dov'è Rampazzo? Eh, io ho alzato la mano solo qui, una cosa stupenda. Insomma, cosa, anche totalmente. perché l'autore eh, ha un ruolo fondamentale sì, in una canzone. No? Spesso certamente. il ruolo eh, non viene magari così evidenziato, certo. però insomma, è una dote importante che insomma, fa più. Certo, eh. certo, certo, È una cosa un po' viscerale anche da persona a persona, perché lui era molto selettivo con le persone. Chi amava, amava la follia, chi invece rompeva le scatole, tipo qualche giornalista ti ricordi, <ride> si incazzava. scusa il si incazzava e quindi insomma lui era un professionista vero e proprio, un grande, un grande autore, un grande artista. Giancarlo, come nascono le tue canzoni? Um, un certo momento della giornata o della notte mi, mi entra in testa un ritornello e se vedo che continua eh, comincio a lavorarci sopra con la tastiera o con altre tipologie e fino a quando memorizzo proprio il tutto e la incido vagamente così solo. solo registratore e poi vado in sala a registrarla con gli strumentisti eccetera eccetera insomma senti c'è qualcosa ancora che ti piacerebbe fare che ti piacerebbe scrivere qualche artista qualche cosa che sì fortunatamente ho ancora una trentina di pezzi inediti che però devono essere valorizzati da personaggi di certo rilievo. Io ti dico che sono stato anche a casa di Boccelli, Andrea Boccelli, il grande Boccelli, e siamo stati lì un paio d'ore con un mio provino. L'ha sentito e ha apprezzato molto la musica, e poi ha detto di fare un testo. Ultimamente lui si è messo un po' sul sacro, diciamo, no? di fare un testo di questa tipologia. La canzone è in lavorazione, non è improbabile che Boccelli la faccia, sperando che... Va bene, noi te lo auguriamo e naturalmente certo. poi insomma, ci terremo aggiornati, aggiornati e sì. poi ci verrai a raccontare le, le novità. Senti, ma questa musica italiana negli anni, negli ultimi anni in particolare, ha avuto un cambiamento epocale. Come ti poni tu di fronte a questo come autore? Beh, c'è un fatto di rilevanza non differente, che chi compra i dischi adesso sono i ragazzi giovani che frequentano i social, eccetera, eccetera. E poi se vendono hanno possibilità di seguire una certa carriera, se non vendono purtroppo molti sono dedicati a sparire, a meno che il pezzo non sia proprio orecchiabilissimo e esce proprio ferocemente nelle orecchie, allora funziona. Ma eh, la nuova generazione adesso un po detta un po' le regole, diciamo. Chi comanda sono i giovani. <ride> Senti, ma ti verrei, non ti viene mai no, da improntare un qualcosa in versione moderna? No, no, sinceramente no. Io ti dico che ho ancora una trentina di pezzi e 5-6 sono potenziali prodotti che verremo a presentare qui con chi dico io. <ride> Quindi insomma diamo eh, priorità a quella melodia tipica certo certo, 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 infatti la melodia italiana è apprezzata in tutto il mondo. Poi sai, i periodi storici anche, ci sono variazioni, i giovani i social, qua il trapper. Ecco, trapperlo. poi adesso c'è anche un binomio che sta funzionando molto bene, che è quello di mettere un grande artista della musica affiancata, italiana sì. affiancata. Sì, giusto? funziona anche questo, sì, sono tutte quante strategie per lanciare... Eh, e poi uso il consumo di chi li compra i dischi o altre cose, insomma funziona così. Se vendi funzioni, se non vendi. Eh, certo, eh certo. Senti, però tu non sai solo me. Ah, no, ma voglio chiederti perché eh, in arte tu ti chiami Pat. Sì, è un nickname così che mi hanno affibbiato. Pat, mi chiamano Pat, Pat. Allora va bene, resta Pat. Anche a me ogni tanto chiamano eh, Pat. Ecco, tu sei Patrizia <ride> e sono Pat, ecco, abbiamo lo stesso nickname. Allora, Giancarlo Rampazzo in arte patta non è solo un grande autore, ma è anche un pittore, un grande sì. amore per la pittura. L'altra mia passione, sì, che da dieci anni eh, coltivo, è con una tecnica particolare, a cui ho dato anche il nome: Fusion Paint. Infatti, sciolgo delle barrette di silicone coloratissime a 300-400 gradi e fanno disastro di colori, una, una genesi di, 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 di effetti spettacolari e proprio mi prende proprio allora vediamo se magari riusciamo a vedere sì. un quadro che ha la nostra ah, regia, eccolo, ecco lo sì. questo molto colorato sì. questo qui è uno degli ultimi che avevo fatto avevo fatto una mostra e un signore è entrato nella stanza e ha detto che bello posso prenderlo? certo, volentieri, glielo <ride> ho venduto subito Ecco, qui ci sono dei colori molto forti, molto sì, vivaci, sì. molto accesi. Sì, sì. La genesi dei colori è dettata da, 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 dalla simbiosità e de, l'unione de, de, dei, dei vari colori. Insomma. Senti, ma com'è il processo creativo di un quadro? Io quello che vedo in testa a un certo momento, che sia giallo, rosso, verde, parto... Anche, anche la dinamica della dimensione della superficie perché io devo usare sempre materiali rigidi mm. altrimenti quel calore ci sono deformazioni e comincio e lentamente nascono queste fusioni di colori speciali fenomenali proprio a vedere a occhio nudo diciamo ecco non solo quello col pennello diciamo e il pennello intinge e fa il colore su, su, sul morbido diciamo, sul liscio. Io invece parto dal contrario, dal rigido lo sciolgo alle alte temperature e quindi ne nasce questa... Ma cosa usi? Dei pennelli, delle spatole, delle dita? No, no, no. Cosa usi? delle pistole. Ah. Delle pistole che hanno una resistenza all'interno e a seconda della potenza il colore è più fluido o meno fluido si sposa o non si sposa poi varie fasi di inclinazione fanno altre cose tutta una serie di po la fusion paint. fusion paint quindi insomma ci ha eh, spiegato anche eh. questa tecnica senti ma quando inizi un'opera eh, devi finirla o ci possono volere anche più giorni quando inizio devo finirla sia giorno o notte Devo finirla, voglio vederla finita. A volte faccio abbastanza veloce, altrimenti ci vogliono ore e ore perché quando non, non si sono proprio calmate le corsie dei colori e varie posizioni. Però lo devo vedere finito. Ecco, quindi tu entri nella tua stanza, Eccolo qui, nel per tuo... esempio, ecco. anche questo, vedi? Questo qui è un reperto, era un, una specie di plastigas che era stato scartato da un da una lavorazione e io ho visto che qui poteva nascere un'aquila e quindi l'ho preso e ho cominciato a lavorarci sopra. E... Sì, quindi sono proprio delle opere d'arte, non è? Un quadro, sì, sono un po' stanza, diverse eh? dal, dal, dal comune, insomma diciamo, ecco, per esempio anche questo qui. Vedi? Questo cosa rappresenta? Letto, il critico d'arte, un mio amico, ha detto che questa è la genesi del Cartagine, perché c'è tutto il sangue delle battaglie dei romani c'è questo scontro, vedi, tra Galè, cioè ogni critico ha la sua... Ma tu quando hai... Quando parto, no, non so dove vado a finire, però un po' alla volta poi vedo come si sistema e quindi eh, fino a quando arrivi alla fase ultima che più di lì non puoi fare, insomma. Allora, tra poco ci sarà anche una mostra proprio qui sì. in provincia di Padova, a Ponte San Nicolò, a Villa Crescente. Una bellissima mostra con il mio... Caro amico Alberto Volpini, un grandissimo artista, lui è il re dei personaggi fantastici, è un grandissimo pittore veramente, lui ha anatomia, ha architettura, c'è tutto dentro i suoi quadri, è una cosa fantastica, siamo amici proprio da 30 anni, ci incontriamo sempre, abbiamo fatto questa strana coppia e ci presentiamo. La prossima settimana, allora la strana coppia a Ponte San Nicolò, no. Alberto Volpin e Giancarlo Rampazzo. Ritorneremo su questo argomento tra pochissimo. Ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Rimanete lì, mi raccomando. Grazie. Campagna di sensibilizzazione di Etra. Piccoli elettrodomestici e oggetti elettronici, dove li butto? Smartphone, tablet, sigarette elettroniche sono RAE. Portali al centro di raccolta. Non buttarli nel secco o abbandonarli nell'ambiente. Sono i consigli di Etra per un futuro sostenibile. Informazioni su etraspa.it. Benvenuti nel mondo della Digital Acceleration. La trasformazione digitale è buona pratica. L'accelerazione digitale è meglio. La tecnologia sta portando opportunità illimitate alle aziende. Questo processo si sta sviluppando sempre più velocemente. E l'unico modo per competere è accelerare. Più velocemente vai, più opportunità potrai cogliere. Noi di Making Science aiutiamo i nostri clienti a muoversi più velocemente e a continuare ad accelerare per far sì che possano sfruttare le opportunità digitali. Questa è la nostra missione. Ancora ben trovati a Punti di Vista, ospite questa sera un grande artista Giancarlo Rampazzo in arte pat, autore musicale e anche pittore e questa sera ci sta raccontando un po' la sua vita. Allora stavamo dicendo questa mostra eh, che parte da Ponte San Nicolò, Alberto Volpine e Giancarlo Rampazzo. Esatto. Che cosa esporrete? Eh, ci saranno una trentina di opere, sia Alberto sia da parte mia. È molto ben allestita, una location veramente bella. E speriamo che il tempo ci aiuti così faremo anche un po' di spettacolo fuori all'aperto. Però è una cosa molto molto bella, ma ricca, ricca e molto valida. Ecco, poi tu e Alberto avete due stili completamente differenti. Completamente differenti. La strana coppia scientifica. Per eccellenza, per eccellenza. Lui è veramente un grande artista perché avrai di farti vedere qualcosa, è proprio il supereroe in tutte le forme, in tutte le maniere adattate è bravissimo. E io per contrasto invece sono tutto quanto diverso e quindi insieme ci divertiamo, abbiamo fatto parecchie mostre assieme in giro per l'Italia, anche all'estero siamo stati volentieri e quindi è proprio un sodalizio che dura da tempo. Allora vi ricordo Villa Crescente a Ponte San Nicolò. Sì. La mostra tra l'altro sarà visibile già da sabato. Sì, è già visibile da, dal giorno 20 eh, dove non sarà fatta la la sì. presentazione perché c'è il lutto cittadino in quanto... C'è stata la vittima del. Sì, centro, la, comunità, centrale, la, comunità. la comunità di Ponte San Nicolò è stata colpita da sì. un lutto devastante con certo. eh, la tragedia che c'è stata sull'Appennino eh, bolognese. E quindi l'inaugurazione poi è L'allestimento stata... sarà fatto in ogni modo e la presentazione ufficiale sarà il giorno 27 di aprile. Ecco, noi... Però è già visibile dal giorno 20, insomma. Ecco, cogliamo l'occasione anche per dare sì. eh, un abbraccio a questa forte, famiglia forte, 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 e all'intera sì. comunità. Avremo un ricordo no? <ride> di questa persona che è stata molto omaggiata anche dal sindaco e dalla giunta. Insomma, vale la pena fermarsi un attimo e meditare. Ascolta, torniamo a parlare della tua creazione artistica mm -hmm. a livello pittorico. Qual è il tuo approccio quando ti avvicini a, al quadro? Eh, sono due cose: il materiale su cui faccio l'opera, la dimensione. In base a quello, <coughs> decido già che parte inizia e che parte finisce. A volte sono successe anche cose di avere delle misure un po' fuori norma e sono molto laboriose da fare, però. Eh, la fantasia e la genesi dei colori che ne nasce è una cosa veramente per me strabiliante. Quindi se capisco bene tu ti lasci anche guidare un po' dall'istinto quando stai sì, 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 a, sì, a creare. sì, sì, sì. Solamente l'istinto, solamente l'istinto. Poi piano piano eh, a volte succede che anche, eh, visualizzi una persona, una faccia, un qualcosa, un ambiente, qualcosa. Allora da lì si approfondisce un attimo e lì via, Ma a... Ma ci punto. sono dei temi ricorrenti? No, no, c'è un tema ricorrente. Eh, ecco, bravo, ho fatto un'ottima domanda. Eh, io sono un po' affascinato dalle superfici degli extraterrestri. Infatti ho fatto. Eh, allora vai d'accordo con Daniela Grognanin che oggi ha fatto la trasmissione. E infatti la guardavo farlo. molto interessata. <ride> infatti ho fatto parecchie opere dove metto sempre terreno, cioè terreno, tanto per dire, superficie lunare, perché sono anche. Amante della, del discorso eh, viaggio sulla Luna oppure altre cose della Strattac. Sì, ho fatto anche una mostra con omaggio a Margherita Hack. Mi ricordo sempre con il nostro amico Alberto Volpi, e avevo fatto un'opera passeggiando su Marte. Per dire, c'è cioè, la superficie con le varie. Ecco, queste superfici mi, mi, mi attirano perché sono un po' mistiche, magiche, e quindi eh, mi catturano. Eh, insomma, veramente ci sono tantissime persone che sono attratte, no? certo. che vogliono capire, vogliono scoprire, vogliono conoscere poi insomma delle teorie. Certo. Eh, eh, sì. non ci, cioè ci sono delle teorie, ma alla fine la realtà non... Eh, tra parentesi mi ricordi anche una cosa molto importante che all'Expo eh, di Milano io ho presentato un'opera dove avevo, avevo esposto tre lune, tre lune, le chiamo lune, ma sono delle superfici che vengono sagomate col calore anche quelle, all'Expo 2000. Ho fatto un pannello dove c'era la superficie lunare e sopra le tre lune rosso, bianco, rosso e verde con la bandiera italiana. Ah, bello! Eh, è stato molto, bello. molto apprezzato, sì. Senti, ma ci sono dei momenti in cui la musica influenza la pittura o viceversa? No, 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 no. Le tieni due. Sono, passeggi... separate, sono separate e arrivano senza che te ne accorgi. Se ho il pezzo in testa col ritornello. Sono costretto a fermarmi e farlo, con le tastiere e tutte queste cose. E se invece ho l'ispirazione, l'ispirazione della pittura mi viene sempre nei periodi un po' più vacanzieri, vacanze di Natale, quando sei più, quando sei più rilassato, pure fine settimana, ecco. Sono i periodi in cui si lavora più volentieri e con calma. Ecco, tu hai detto però che sono dieci anni che hai iniziato come pittore. Sì, 10-12, sì, dodici anni sono, dieci, dodici anni i primi. Si è manifestato all'improvviso. All'improvviso, sì. Ho scoperto queste. le tengo anche un po' segrete. Queste cartucce introvabili, le trovo trovate solo in un posto in Italia. E i primi esperimenti mi hanno scioccato perché ho visto tutto un mondo nuovo e da lì. Il fornitore quando mi vede fa wow wow perché ne a compra, senti, ma nel mondo, ecco qui vediamo un'altra opera ecco, molto bella. Qui, ecco, questo qui è un pannello che si chiama il Muro di Gerusalemme. Gli ho, 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 ho dato il nome io così insomma. Però vedi, sempre un'idea di un muro che dentro c'è... Ogni punto rosso è una richiesta di qualche persona, di qualche cosa. Sai, nelle fissure vanno infilati. Sì, quindi... nel famoso muro del pianto. Ecco, sì, ecco, questo è un significato. Per me poi, naturalmente. E questo invece? Eh, questo qui è una superficie dove c'è l'oceano e poi vedi strani animali colorati. <ride> Dipende da come funziona lo sviluppo dell'associazione dei colori, tutto lì. Ecco, diciamo che poi uno può dare certo. anche l'interpretazione che vuole. Sì sì sì, no? sì, sì, sì. Queste sono delle frecce per di, 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 in varie direzioni, però il rosso non manca mai, no, il rosso, no, il rosso non manca mai, è il mio colore preferito. Ce l'hai anche addosso sì, nel sì, bordo. Sì, certo. <ride> Insomma, c'è anche nel nostro, nostro stemma punti di vista. Certo, <ride> senti. Hai mai eh, avuto? In tutto questo periodo, magari un blocco artistico che hai detto basta, non scrivo più, eh, basta, non dipingo più. No, ci sono periodi in cui il lavoro sovrasta tutte le altre possibilità di dedicarti alle passioni proprio vere, e purtroppo i tempi di oggi bisogna lavorare, tra l'altro. E quindi si fa precedenza alle cose importanti del lavoro e poi. Ah, però lì non è un blocco, è solamente insomma sì, spostano l'impegno, sì, sì, sì. Certo, perché poi certo. ricordiamo che Giancarlo è anche un imprenditore, quindi eh, insomma lavora. È un'agenzia alla... di pubblicità e quindi ho clienti importanti che bisogna soddisfare, con le fiere, incontri, eccetera. Insomma. Una vita dinamica. Sì, sì, ah. sì, su quello non c'è dubbio. Cogliamo l'occasione anche per salutare tua moglie. Ah, sì, la mia compagna. È la tua compagna, sì. Sì, che ha avuto un intervento, poverina, e speriamo si. Si riprenda bene, dai. Facciamo gli auguri anche da te le città, di tutto lo staff. Fiorella, un abbraccio da parte di tutti noi, mi raccomando, la prossima volta ti aspettiamo qui, <ride> che devi venire a salutarci e a conoscere tutto il nostro staff. Senti Giancarlo, ritorniamo sì. a parlare di musica. C'è sì. uno dei tuoi pezzi che ti piace di più, ha un qualcosa di particolare per cui lo preferisci rispetto ad un altro? Eh, i, primi, I primi esperimenti che facevo, perché non ti ho neanche raccontato una cosa importante. Io ho iniziato a suonare, per volontà di mio papà, all'età di nove anni, la fisarmonica. Lui aveva una voce come un tenore, e gli piaceva la musica. E mi ha portato a scuola di musica, facevo due lezioni alla settimana a Milano, del maestro Elio Boschello. E dopo un anno di scuola sono stato inserito nell'orchestra della Fisarmonica Luciano Fancelli. Eravamo 42 elementi e noi facevamo tutte le sinfonie come un'orchestra con le fisarmoniche. Siamo stati a Delebaix in Francia nel 68 mi sembra 69 e siamo diventati campioni del mondo con la Gazzalara. Ah. E da lì è iniziata la passione anche della musica con la fisarmonica. Ho suonato in un gruppo per più di 20 anni prima un po', poi un po' rock, poi, poi alla fine sono diventati DJ e siamo spariti. Sì. E sono iniziate altre operazioni di, di lavoro, così insomma. Ecco. Però la musica fa sempre parte della mia vita. Senti, ma cosa ne pensi? Questa è una televisione di musica. Cosa ne pensi della musica da ballo, delle orchestre che in Veneto ed Emilia continuano a mantenere un caposaldo rispetto al resto d'Italia? <ride> Loro sono forti veramente, la musica, il ballo popolare esisterà sempre, cioè noi suonavamo anche in tempi a, in Romagna e c'erano le balere sempre piene, sempre piene, sempre piene. Cioè il pubblico, ognuno ha il suo pubblico, il pubblico delle balere ha le sue orchestre, i vari casadei, eccetera, borghesi. D'altra parte ognuno ha ognuno il suo, insomma. Ecco. Senti, il ruolo dell'arte invece a livello pittorico nella società di oggi viene valorizzato nel modo giusto? E anche qui è un discorso un po' importante perché anche io a volte quando mi informo oppure guardo altri artisti come Miro, come Picasso, che hanno stravolto la dinamica de, de, della, della pittura praticamente, oppure Burri che incendiava i sacchi, cioè tutte cose un po' strane. Eh, ti dà il sentore che c'è sempre qualcosa di nuovo, insomma, c'è anche Cattelan che mette la banana sul corvo a 170.000 euro e poi passa e la mangia, cioè voglio dire c'è di tutto e di più, quindi eh, è un mondo anche questo affascinante, ognuno ha il suo mondo, ognuno ha le sue proiezioni, le sue volontà, le sue tecniche. Insomma, sue... si chiama arte proprio. Si chiama arte per, per questo. questo. No, per questo. Ah. Poi ho avuto modo anche di conoscere parecchi artisti a livello anche nazionale che magari nessuno conosce perché ho fatto molte mostre assieme a un grande critico che era il professor Pontelli. E lì ho conosciuto personaggi che fanno delle opere, sembrano fotografie proprio da quanto millesimale sui cappello fare col pennello. Cioè, sembrano fotografie, invece sono opere. Siamo in tanti, siamo in tanti, e ognuno ha il suo gusto, E ognuno si caratterizza eh, per, si caratterizza per, per il suo genere, e eh. per la sua filosofia di. di allora, noi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione che sicuramente ci ha arricchito, perché, insomma, abbiamo scoperto delle cose eh, molto interessanti. Eh, insomma, poi ci hai raccontato delle perle preziose che riguardano sì, te, sì. che riguardano Toto Cotugno. Quindi sì, grazie. Sì, è stato veramente una cosa grande ho fatto i migliori anni della vita, voglio dire. Poi sai, quello è un ambiente un po' particolare, dove conosci anche artisti, eccetera, è affascinante. Io proprio devo ringraziarlo sempre per tutta la vita. Allora, noi chiudiamo questa puntata eh, ringraziando te per la tua Ringrazio presenza. Ringrazio a voi gentilissimi, grazie. È stata una bella esperienza. Beh, verrai a trovarci ancora, magari volentieri, quando, volentieri. quando uscirà la canzone. Certo, di... la presenteremo qui in anteprima a Telecittà. Eh. Allora, eh, vi ricordo la mostra Villa Crescente a Ponte sì. San Nicolò, provincia di Padova, Alberto Volpin e Giancarlo Rampazzo, la strana coppia dell'arte da, eh, da sabato, giusto? Da sabato. Grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata, grazie a tutti. Buona serata a tutti, grazie.